Una nuova disciplina per sagre e feste popolari, eventi utili alla valorizzazione e allo sviluppo delle identità regionali in quanto espressione del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell'Umbria. E quanto si prefigge il disegno di legge della Giunta concernente la disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande. Il documento, già preadottato dall'esecutivo nello scorso mese di marzo, ha iniziato il suo iter legislativo in seconda commissione, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni. Il provvedimento interesserà una realtà che conta oltre 600 manifestazioni. La legge punta principalmente a recuperare lo spirito originario del termine sagra attraverso la garanzia della vera promozione delle tipicità locali, enogastronomiche e culturali, nonché una maggiore tutela per i consumatori. Previsto il logo Sagra Tipica dell'Umbria, che potrà essere utilizzato esclusivamente da manifestazioni con finalità precise legate alla valorizzazione di un territorio. E dal 2015 ci sarà un premio annuale, 10.000 euro, denominato Sagra Eccellente dell'Umbria, quale riconoscimento per le tre migliori sagre che si distingueranno per il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità, per la mancata produzione di rifiuti indifferenziati e per altri aspetti legati alla legge. Le feste popolari, ovvero la tipologia di manifestazioni non necessariamente legate alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione, dovranno comunque contribuire alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari umbri attraverso la somministrazione di alimenti provenienti per almeno il 40% da filiera corta a chilometri zero e di qualità.